ragazzi e benvenuti in questa terza lezione del mio corso di meccanica del volo. Cominciamo parlando del volo livellato. Il volo livellato è quel volo rettilineo a velocità costante e a quota costante, quindi l'aereo non va né in salita né in discesa. Cominciamo col dire che per realizzare il volo livellato è indispensabile avere un motore che genera spinta o trazione. Se non è presente un motore, l'aereo non può fare altro che planare e quindi volare in discesa. Nel volo livellato agiscono principalmente quattro forze, che sono la portanza generata dalle ali, la resistenza aerodinamica generata da tutto il velivolo e alla quale purtroppo non possiamo fare a meno, e queste due forze servono sostanzialmente. La portanza serve a contrastare il peso, e la resistenza deve essere contrastata dalla trazione dell'elica. Quindi queste quattro forze stanno in equilibrio, la somma complessiva è zero, il che permette all'aereo di mantenere una velocità costante. Una cosa molto importante del volo livellato è il concetto di efficienza. Se avete seguito il mio corso di aerodinamica, l'efficienza è data dal rapporto tra la portanza e la resistenza. L'efficienza è variabile perché dipende sostanzialmente dall'assetto che tiene il velivolo. Infatti l'aereo può volare in volo orizzontale in molteplici assetti. Potrebbe volare ad esempio alla velocità di minima sostentazione, ossia quella che si chiama la velocità di stallo, con CP massimo. Potrebbe volare alla velocità massima possibile per l'aereo in volo orizzontale, la VNE, la velocità da non eccedere, che è quella che sostanzialmente ci permette di arrivare a destinazione nel tempo minimo. Ma spesso non si vuole andare a queste velocità, si vuole spesso andare ad esempio alla velocità che ci permette di consumare meno combustibile, perché se consumiamo meno combustibile significa che il volo costa di meno. E qual è quell'assetto che permette di consumare meno combustibile? È l'assetto di efficienza massima. I valori dell'efficienza appunto cambiano in base all'assetto. L'efficienza massima quando è che si ha in volo rettilineo? Beh, per capire questa cosa qua bisogna ricordarsi che la portanza nel volo rettilineo livellato è uguale al peso e la resistenza è uguale alla trazione. Quindi se l'efficienza è data dalla portanza diviso la resistenza, è come dire che l'efficienza è data dal peso dell'aereo diviso la trazione dell'elica. Il peso dell'aereo è circa costante perché sì, è vero, si consuma combustibile, ma se considero un breve tratto posso considerare il peso dell'aereo costante. Invece la trazione cambia, perché la trazione la decido io con la manetta, che sarebbe sostanzialmente l'acceleratore del velivolo. Quindi io posso mettere più manetta o meno manetta, quindi incrementare o ridurre la trazione. Quindi un rapporto tra una grandezza costante e una grandezza variabile, questo rapporto diventa massimo quando la trazione è minima. La trazione su un aereo dipende unicamente dalla velocità, in base a questa equazione qua. Questa equazione può essere tradotta in termini grafici secondo questo grafico qua. In questa curva noi possiamo vedere diverse cose. Innanzitutto il punto più basso della curva è il punto di trazione minima. La trazione minima non è zero, non può essere zero, perché se io a un certo punto riduco la trazione, arrivo a un punto tale in cui l'aereo non riesce più a volare in volo livellato, ma deve necessariamente cominciare a scendere. Quindi c'è un valore di trazione minima che appunto, come vi ho detto, è rappresentato dal punto più basso di questa curva. Per ottenere questa trazione minima ho bisogno di una velocità, che sarebbe la velocità di trazione minima, ma che si chiama velocità di crociera. Tra i dati che vengono forniti di un velivolo c'è sempre la velocità di crociera, che sarebbe quella velocità che permette all'aereo di partire dal punto A, arrivare al punto di destinazione B, consumando meno combustibile. La velocità di crociera divide questo grafico in due parti, sostanzialmente. Diciamo che questo grafico è limitato a sinistra dalla velocità di minima sostentazione, al di sotto della quale un aereo non può volare, e a destra è limitato dalla velocità massima che può ottenere l'aereo, la VNE.
All'interno di questi due intervalli, nell'intervallo di sinistra viene chiamato regime controintuitivo. Perché viene chiamato regime controintuitivo? Perché in questa situazione, se io aumento la trazione, normalmente io mi aspetto che aumentando la trazione, quindi dando manetta, mi aumenti la velocità. Invece, per quella che è la configurazione dell'aereo, in questa situazione qua, se io do manetta, l'aereo riduce la sua velocità e riducendo la velocità si può andare in zone pericolose perché si rischia di andare a velocità inferiori alla velocità di sostentazione e quindi si rischia di andare in stallo. Sono situazioni che capitano, ad esempio, in fase di decollo. Infatti, nel regime controintuitivo io sto andando a velocità basse e CP alti. Se improvvisamente do manetta, invece che accelerare, ottengo l'effetto contrario, riduco la velocità e rischio di andare in stallo. Nella parte invece di destra, che si chiama regime intuitivo, succede proprio quello che normalmente ci aspettiamo. Quindi, se io do manetta, aumenta la velocità. Infatti, in questa situazione qua siamo a velocità alte e quindi a CP bassi e l'incremento di trazione non mi genera pericoli di andare in stallo. Il regime controintuitivo si chiama anche secondo regime, il regime intuitivo invece si chiama primo regime. Infine aggiungo che per volare ad una certa quota è necessaria una certa potenza. Matematicamente la potenza è data dalla moltiplicazione tra la trazione dell'aereo, la trazione dell'elica e la velocità del velivolo. Ma andando in quota la densità diminuisce e quindi è più difficile riuscire a volare ad alte quote piuttosto che a basse quote. Ma ne parleremo meglio quando andremo a trattare il volo in salita. Se volete approfondire anche gli aspetti matematici di questo video qua, in descrizione trovate il link al mio corso su Udemy in cui ci sono anche tutti gli approfondimenti matematici. Per questo video abbiamo concluso, nel prossimo video andremo a parlare del volo in discesa. Grazie a tutti, alla prossima lezione. Ciao!